abbiamo Antonio Spagna mentre è alle prese armato di scopa. Certo. È il suo dovere, armato di scopa. Siamo cercati... Qui tutti fanno tutto, non solo i ragazzi, tutti fanno tutto. Tutti, anche lui sta collaborando in questa giornata, sperando di... Ecco qui. Uno che sta muovendo di esagerato. Con il gruppo di Napoli. Amici, dolci, mentre i 20 volontari si medesimano nella loro pulizia del parco, la situazione qua è sempre più grave. Come potete notare, più andiamo avanti più c'è spazzista. Qui c'è di tutto, qui c'è, come potete notare, c'è un lunch bar, birre, patatine, acqua, chi ne ha più ne metta? Prego. Qui addirittura c'è una mini casa, c'è un giubbino, siamo qui amici di Roddy TV con una persona che è residente a Piazza Carlo Terzo. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Questa iniziativa certamente a me mi fa molto ridere perché l'hanno preso già molti anni indietro, però non hanno mai fatto niente. Riguardo la Piazza Carlo Terzo, sta sempre in stato di abbandono, era così, e sperando che qualcuno si può fare qualcosa perché noi cittadini di Arenaccio, questo è un territorio che appartiene anche a Arenaccio, facciano qualcosa veramente di concreto, ma con i fatti, non con le parole, come se sempre è stato fatto. Possiamo dire che oggi comunque è stato fatto un fatto. Ivan Ghilardi ci ha dato i fatti oggi, la sua associazione si è messa in gioco gratis, la loro associazione oggi è qui per le zero profit, non profit, non guadagna niente, lo fanno perché vogliono aiutare Napoli, vogliono migliorare Napoli. Lei di questo cosa ne pensa? Certamente a me mi fa molto piacere perché io come napoletano ci tengo molto che la mia città sia pulita. Questo dobbiamo prendere pure i cittadini che devono essere civilizzati un po', perché ci sono degli ottimi operatori che operano nel comune di Napoli, che sono operai che fanno qualcosa, purtroppo, pure la gente che dice. Questo è vero. La cosa importante è che ricordiamo che questi 20 ragazzi che sono oggi qui lo fanno con zero profit, gratis. È un'iniziativa di un'associazione democratica che fanno a zero profit, gratis. E questo è quindi da ringraziare. Sì, 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 io li ringrazio molto. Sono ragazzi, molte ragazzi dai 20, 30, 40, 50, persone sì, anche sì, di età che stanno qui con noi, che lavorano con zero profit. Dovrebbero guadagnare, andare altre parti, guadagnare i soldi, stare a casa sul divano, invece sono qui a pulire Napoli. Ringraziate, una bella De Magistris. Io auguro molto che il sindaco di Napoli che faccia veramente qualcosa che non ha fatto la vecchia amministrazione, di fare qualcosa per Napoli, ma sia per la polizia, sia il settore giardini e per altre cose che hanno bisogno i napoletani, hanno veramente bisogno, e ci dia una mano. Noi di Roddy TV vi ringraziamo, alla prossima. Vedro? Roddy, tutto vetro, solo vetro. Logicamente noi facciamo la differenziata, anche in questo caso non ci risparmiamo niente. Vedete il disagio che c'è a Piazza Carlo Terzo? Questi sono bottiglie che ci sono da anni, qua. Cioè non è che queste sono bottiglie di oggi o dell'altro ieri, queste sono bottiglie che stanno qua nei giardini. Ivan, ricordiamo che in questo parco chi ci gioca? Si giocano i bambini, si gioca mia nipote, ed è vergognoso vedere una piazza così bella che versa in queste condizioni. Queste sono le bottiglie e queste non sono le prime, se fai un inquadramento da quante bottiglie, ed è solo in questa aiola qua. Se noi andiamo a scavare in tutte le altre aiole possiamo anche trovare l'inverosimile, siringhe, c'è di tutto. Oggi comunque è una vera lotta contro l'immondizia. La pedone. Ivan, quindi oggi possiamo confermare che non sono solo chiacchiere, ma per Napoli? Oggi possiamo confermare che i cittadini non sono soli, ma ci siamo noi a fianco a loro. Se poi le istituzioni a livello comunale, a livello regionale, a livello provinciale ci vogliono dare una mano, ben venga.
ma noi oggi abbiamo preso un impegno con i cittadini che non è di oggi, ma sarà sempre giornaliero, quotidiano, che faremo politica per strada, politica ambientale, e grazie alle associazioni questo è stato possibile. Amici di Rotti Bull, siamo con De Mari Vincenzi. De Mari Vincenzi, il caffè ce lo siamo presi, il corretto ce lo siamo mangiato, stiamo stamattina qua. Allora, spiegaci un po' la situazione, com'è andata, vai. Ma la situazione è andata abbastanza bene. Io comunque sono il presidente della Giovanile Democratica della quarta municipalità. Innanzitutto io voglio ringraziare subito tutti coloro che hanno permesso questa importante iniziativa, la dottoressa nonché onorevole Angela Cortesa, un ringraziamento particolare. Un altro ringraziamento particolare lo voglio fare a Ivan Ghilardi, che è veramente un ragazzo che si impegna per questa municipalità, perché Piazza Gallo Terzo non può essere solo rifiuti, gente che dorme per strada di notte, un degrado più totale. Quindi tutte queste associazioni, comprese la Protezione Civile Base Condor, la Vigilanza Ambientale, Civile Ambientale Nazionale, che hanno stretto un patto proprio stamattina di collaborazione per far sì che Piazza Gallo Terzo ritorni a vivere. È una cosa importante perché giustamente è possibile che dei bambini debbano giocare in mezzo ai rifiuti e non andiamo proprio bene così. Quindi io voglio fare un ringraziamento a Road TV perché ci ha permesso di esprimere la nostra opinione, un ringraziamento veramente anticipatamente va al Comune di Napoli, alla Regione Campania, alla Provincia, a tutte le istituzioni che si impegneranno per far sì che questa piazza ritorni veramente a vivere, perché è una piazza bellissima ed è un peccato veramente tenerla sporca e è morta, perché è una piazza morta per me questa. E invece oggi abbiamo la dimostrazione che tanti giovani volontari che si stanno impegnando veramente a costo zero, cosa assurda, a costo zero, e qua dobbiamo ammirare i volontari perché a costo zero si può fare. Non è vero che ci vogliono i soldi. Quindi io faccio un appello al sindaco Luigi De Magistris, sindaco, non abbandoniamo i volontari, perché i volontari sono una parte essenziale per la città. Se non ci stanno i volontari penso che non andiamo avanti, perché oggi nessuno più fa niente per niente, solamente veramente ci sono poche le persone come lei che si è impegnato veramente. Mi rivolgo a lei, faccio un appello a lei sindaco, ci aiuti veramente a far rivivere Napoli. Grazie da Rotti TV, amico Mario, alla prossima. Amici di Rotti TV, anche noi diamo il nostro contributo, perché due braccia sono due braccia, se possiamo aiutare la nostra Napoli, noi lo facciamo.